Ciao a tutti amici e bentornati in The Walking Dead, A New Frontier. Come al solito io sono Bruce Vidal, benvenuto in questa nuovissima puntata di The Walking Dead, appunto A New Frontier. Siamo all'episodio 5, all'interno dell'episodio 5 di questa stupenda serie, con i nostri sopravvissuti nella scorsa puntata e in qualsiasi puntata di questa serie sono successe cose incredibili, devastanti, assurde amici, assurde, veramente assurde, e stare lì a pensare a tutti i momenti che ci fa vivere questo gioco è fantastico, a tutte le cose, mamma mia, e a cercare di capire cosa succederà oppure che decisioni prendere è eccezionale. Nella scorsa puntata David, il fratello di Avi, secco, morto, distrutto, però adesso siamo con Gabe, il figlio di David, unico superstite dei due figli di David, maschio e femminuccia, e lui è il maschietto. Siamo con lui e dobbiamo tornare da Kate e Clementine per vedere se sono riuscite a coprire quella enorme falla, quel buco, e a rendersi cura parte della città. Lo scopriremo subito. Vi ricordo di lasciare un like, un commento, un mi piace, un commento. E se l'ho detto 50 volte, va bene. Attivate la campanella, iscrivetevi al canale. Ci vediamo subitissimo in game. E come al solito, prima di tutto, via la cam! E la cam se ne va e noi continuiamo là dove l'avevamo ovviamente lasciato, per vedere cosa diavolo può succedere in questa puntata. Okay, credo che siamo tornati. Ma quello è sicuramente del regno. The Walking Dead della serie. Questo qua è del regno, ha l'armatura del regno. Let's get inside. We gotta find Kate. Almeno penso a cavallo con l'armatura, sembra uno del regno. Jesus! Ed è Jesus, appunto. Jesus ha fatto un po'. Non l'ho riconosciuto subito, però ho pettinato strano. Ma possiamo aprire il cancello? Sì. Avi è concetto da far schifo, veramente. Però va bene. Andiamo ad azionare subito gli interruttori per far entrare Jesus. È l'unico. Grande Jesus. Allora, spingi. Questo cosa fa? Ok, non tirare più quella leva. Ok, facciamo questa? No. Provo tutte. Sarà quella verde. Sì. Perfetto, era quella verde. Vogliono praticamente fare casino, radunarli in maniera tale da farli uscire. Credo che sia questo il piano. Mamma mia, era anche per seguire il regno. Kate, where are you? What's going on? Clementine. I can't find Kate. We got separated after we sealed the breach. We were going to open the gate, but there were so many walkers. I barely made it through. Clementine, dovevi tenerla. We have to find her. Help me look. Of course. Kate! Clementine c'aveva quei capelli biondi strani, cioè è stato un difetto della texture. Comunque fantastico. Cavolo, vuol dire che è dentro lì, Kate? Forse no. Kate, please! Kate! Where are you? Kate? Cercare una persona dentro sto casino è veramente devastante. I think she's... Ma no! Come è morta? Come dove? Non l'abbiamo mai vista. Non... No! Lei è là fuori! No! This isn't fucking happening. Ma no, non l'abbiamo mai vista. Cerchiamola. What happened? I don't know, buddy. Can't find her. I can't stop looking. Cerchiamo, Kate! Kate!
Hey, please! Kate, where the fuck are you? Porca ceva, dove è finita Kate? Cos'è successo? 3 giorni dopo. Quindi non si sa cosa sia successo, Qua ci sono, credo, appese le foto delle gente, delle persone morte. Non mi dire che è la foto di Kate. Guardate, qua ci sono, insomma, le persone che sono morte, guardate. Guardate, pure la bimba col pesce, poverina, questo tizio qua che aveva ricevuto un regalo. E anche i messaggi. Inserisci la foto. È quella di Kate, ma l'abbiamo trovata o no? Cioè, io non capisco, perché è la foto se non l'abbiamo trovata? Oppure l'abbiamo trovata? Maybe you should have stayed with her instead of going after me. Maybe she'd be okay. Questa potrebbe essere la scelta, cioè seguire lui o lei. Such an asshole to her. Oh, di la verità, ed è vero. I'm sorry, Kate. Hai avuto i tuoi momenti. You had your moments. Nothing we couldn't handle, though. I just wish I could have apologized in person. E questo è David. I tried to stop him, Javi. Cavolo, cioè. That's why we hit the muerto. Ma quell'altra era la sorella? Forse, non credo, però non lo so. Thought I could save him. I thought I had to. Dad. Hai fatto la cosa giusta. You don't deserve that guilt. You took a stand. You tried to do the right thing. He died because of it, Javi. Sometimes that's what happens. But that doesn't mean we stop trying. Mariana. Eh sì, Mariana. Dad. I wonder which one of us will be up there next. Sì, però l'hanno trovata, non l'hanno trovata, non si sa. Pieces of paper looking back at us. Pezzi di carta che ci serve in effetti. What the hell are we supposed to do with that? What do we do? Onorarli. Stories about them. Laugh at the jokes they used to tell. Keep living. Keep loving. Keep them in our hearts. Can you do that? Yeah. I can. Cioè, è incredibile. Cioè, ma hanno trovato il corpo? Non si sa. Non si sa. Quello che si sa è che la scelta che probabilmente abbiamo fatto di andare con Gabe ha portato a questa cosa qua. Ma magari sarebbe morta comunque andando e salvando Clementa. Non lo sappiamo. Ma vediamo, magari faremo l'altro finale, se si tratta di finale alternativo, ovviamente. Però la città è tornata normale. Parliamo dei fatti attuali. Head now? Yes indeed. We came here to put an end to the raiding. Una strana acconciatura, non mai visto così. Glad we got it settled. Gotta move on. Mi piace, Jesus. You're a fucking badass. You're a real charmer. You know that? Through and through. Are you really sure you don't want to stay? There's room. Oh. I'm sure there is. But we got other people depending on us, Javi. Just the way it is. I don't meet a lot of people like you, Javi. Someone genuinely good. It was my pleasure. Second chances are in short supply these days. That's what this place can be, if you let it. Trust me, though. Life within walls is a hell of a lot different than life on the road. Don't take shortcuts like Joan. You gotta do the right thing. Always. Good days, and especially bad. Lo farò. Absolutely. The right thing. No matter what. Good to hear. I read people pretty well. Little gift of mine. You're a capable guy, Javi. Change is in the air here. You can lead that change, and I think you should. For the better. God knows this town could use it. Mi farò avanti, sì, avrei la persona giusta per guidare. Lead this place in the right direction. Appunto, questo posto mi dice lui. I'm concerned. Richmond's in much better hands than it was. Hey, Jesus?
Jesus, hey, Gabe. Proprio Jesus, però vabbè. Thanks for, you know, not letting me get killed and for coming back to help us. Yeah. Thanks for that, man. Pay it forward. Be vigilant. Trouble never stays too far away. Vediamo Clementine cosa dice. You're alive. Dottore. Dottore vivo, cioè, scandaloso. I'm not gonna say thank you for keeping me alive. But I'm gonna try and find something out there that might make me say thank you someday. So vedi di non farti più e di aiutare gli altri, appunto. Dov'è AJ? Tell me. Where? È la tua occasione. Your soul today. Tell us where AJ is. Don't know how much of that soul I got left. Please. E dice dov'è AJ? Il piccolo AJ. What the hell? He's at McCarroll Ranch. It's not too far from here. Perfetto, sappiamo anche dov'è. That's where we left him, at least. Thank you. Good luck out there, doctor. Mamma mia, che antipatico sto dottore, devastante, veramente antipaticissimo. Yeah, it's time. I have to find AJ, Javi. I've waited so long. But could you do me one last favor before I leave? Un ultimo favore, cosa ci chiederà come ultimo favore? I used to do this for my niece. Tagli i capelli. That's nice of you. She thought I was terrible at it. Were you? None of your business. Vabbè. Che bella Clementine really così. Gonna miss Gabe. I mean, he's super annoying sometimes, but sì, vabbè, è ricotta di lui, lo sappiamo, Clemente. At least to have someone to talk to. Gabe ha una cotta per te, sicuramente bisogna dirlo. Not that he said anything to me in particular, but you know the guy's got a mondo crush on you, right? He does not. Oh my gosh, you have a crush on him too. I do not. Well, you both have my blessing. I'm gonna stab you with those scissors. Guarda il cappello, ormai da tre stagioni quel cappello. I have to see AJ, Javi. I have to see that he's okay. Do you think he remembers me? Beh, certo, penso di sì. At least a little. Chi potrebbe dimenticarti? Nessuno si dimentica di te, Clem. I guarantee it. Yeah, maybe. Everyone told us he was better off. After everything that's happened. I'm starting to think they're right. I don't know if I was a good mom or not. I can't stop thinking about it. I really. Ma certo che lo eri, cioè da sola. Did you love him? With all con AJ. Dopo che Kenny è morto, abbiamo visto come. Cioè, grande Clem. Nella città è tornato I did. Il sorriso alla fine. I loved it. He told me you fucked it all up too. Yep. Sì, più o meno. Sure did. Yep. Well, you survived. I had to. But you loved it. How do you survive that? How? La perdita ti dà forza, assolutamente. That's what's good about a broken heart. When you're looking at it all broken and shattered on the floor, you figure out the pieces you need versus the ones you liked. Ed è realmente così. If you're ready to move on, that is. If. All done. Well, how's it look? Bellissima, devo dire. Ottimo, poi con la cicatrice gli do un tocco di classe in più. I'll grab your hat. Ma no, ma stava benissimo. I remember this team. Your dad ever teach you about baseball? No, not really. Well, you come back and I'll tell you all about it. It's a deal. If I bring AJ back with me.
Will you teach him too? Beh, direi di sì. Riportalo indietro. You bet. He belongs with you, Clementine. Bring him back. Clementine è un po' triste, diciamo, la faccia. Forse non crede di trovare Jay. Cioè, è un po' strana la cosa. Attenzione, non è finita qui. Guardate come sta bene Clementine così. Ciao Clementine, alla prossima stagione sicuramente. Non c'è storia, ci vediamo alla prossima stagione. È un po' come il secondo che se ne andavano via lei e Kenny, nel finale che avete deciso poi, che abbiamo deciso assieme, episodio 5 dal patibolo, se ne va via così è finito anche questo. La tua esperienza con David è stata sincera, hai accettato di stringere la mano a David dopo il suo pugno, la notte che è morto vostro padre, hai condiviso il piano di David di incontrarsi a casa sua a Richmond e quando aveva bisogno ti sei allontanato da David. Dopo che David è morto, Gabe gli ha sparato per non farlo trasformare. Quindi la tua esperienza con David è stata sincera. La tua esperienza con Kate invece è stata romantica. Hai bocciato Kate nella discarica, hai scartato il piano di Kate per sfuggire da Richmond. Hai detto a Kate che volevi un futuro con lei. Dopo aver salvato Richmond, Kate non è stata trovata da nessuna parte. Ed è romantica, eccola qua. Anche le foto bellissime. La tua esperienza con Gabe è stata protettiva, hai reso Gabe felice consentendo a stare nel rimorchio per la notte, hai nascosto la verità a Gabe sul suo vicino amichetto, dopo che David è andato via con Gabe si è corso dietro a suo nipote e poi ultimamente in questa puntata ha incoraggiato Gabe a onorare l'amore, alla memoria di coloro che aveva perso. Ecco le foto molto belle anche queste. La tua storia di una nuova frontiera, Trip, morto. Hai rassicurato Trip promettendo che non avresti causato guai a Presco, il nostro amico Trip Trippa. Poi sei andato dietro a Trip per una discarica, alla fine hai scelto che Trip vivesse, ma Ion gli ha sparato per insegnarti una lezione. Eleanor! Hai accettato la proposta di Eleanor di sgattaiolare via cavallo verso la discarica. Poi Eleanor ha informato Ion del tuo piano per salvare David. Però hai perdonato Eleanor per aver tradito Ion. Ava, morta anche lei. Clementine ha rifiutato la proposta di Ava di incontrarsi a Nuova Frontiera. Poi Ava ti ha aiutato a entrare nell'armeria perché ti sei mostrato solidale con David. E in conclusione, malgrado, non l'abbia scelta per sopravvivere, Ava è morta per salvarti al cavalcavia. Lingard, il professore drogato, dopato. Clementine ha ignorato il consiglio medico di Lingard per EJ. Poi ha rifiutato di iniettare a Lingard una zona letale. E dopo il caos, Lingard ti ha detto dove si trovava EJ, per fortuna direi anche. Corra de Jesus, hai spalleggiato Francine nel gioco del poker di Corra, poi quando Gabe ha minacciato Corra hai convinto tuo nipote ad abbassare l'arma e più tardi hai sparato a Corra nel tunnel dopo che lui ha minacciato alla vita di Gabe. Jesus invece quando l'hai incontrato si è fidato di Jesus e non gli hai legato le mani, ovviamente Jesus lo conoscevamo, anzi lo conoscevo ma anche voi. Sicuramente da The Walking Dead della serie, quindi come fare a non dare credito a Jesus? O Jesus? Dopo hai promesso a Jesus di fare sempre la cosa giusta finché Richmond sopravvivesse e infine hai promesso che l'avresti aiutato a governare Richmond. Abbiamo Johan e Clint con Johan in punto di domanda. Non sappiamo che fine ha fatto Johan, dove cavolo è? Hai detto a Johan che la nuova frontiera era colpevole della morte di Marianne? Alla fine ha spinto Max a non proteggere Johan al consiglio di Richmond e attualmente non si sa dove sia Johan, quindi nella prossima serie Johan o Johan secondo me verrà fuori. Clint ti ha cacciato a Richmond per aver rubato il gas, poi ha accettato l'offerta di Clint e ha risparmiato la vita a Johan, come diavolo si chiama, e infine David ha sparato a Clint sul palco dopo che ha accettato l'accordo con Clint. Ok, qua la percentuale è al 92%. Pochissimi non hanno deciso di stare con David.
sul cornicione, ve lo ricordate? Il bacio a Kate, che il 53% ha confessato l'amore per Kate davanti a David. Vedete, abbiamo preso anche qua una strada. Il 65% ha dimostrato amore per David e non l'ha, tra virgolette, menato. E il 35% ha scelto di stare con Gabe e non con Kate. Attenzione. E ovviamente a fine del combattimento abbiamo chiesto a Clementine di stare con noi, di tornare, contrariamente a alcuni hanno detto di no. Questo è il sommario di tutto. La tua Clementine è diventata uno spirito libero. Attenzione, la tua Clementine, la nostra, amici. Clementine si è goduto una breve ma felice periodo con Kenny e Jay, fin quando un terribile incidente ha cambiato le loro vite. Clementine non è stata capace di portare uno straziato Kenny al sicuro ed è rimasta con noi e Jay al loro destino. Dopo che le circostanze l'hanno forzato ad unirsi alla nuova frontiera, Clem non ha esitato a usare le loro risorse per i suoi fini, portandolo ad un esilio ed a un oddio straziante. Quando Avi e David hanno combattuto alla Torre dell'Acqua, Clem si è ricordato di un combattimento simile tanto tempo fa. Ha preso il controllo della situazione, puntando la pistola a testa di David, fermando l'escalation di violenza. Una volta che David ha abbandonato il gruppo con Gabe, Clem ha deciso che la migliore strategia sarebbe stata dividersi e aiutare il maggior numero di persone possibile, confidando nelle sue capacità e nelle abilità di Avi nel gestirsi. E attenzione, c'è Clem su un ponte e zombie, li affronta da sola, quindi si starà dirigendo, penso, verso questa fatidica fattoria. Dovrebbe essere una fattoria alla fine, per trovare il piccolo Jay, credo. La conciatura è quella ultima. Non so se è più grande o è uguale. Forse sembra un pelo più grande, no? No, invece ti troverò AJ. Bene, segati tutti. La storia di Clementine continuerà. Eh sì, amici, perché vabbè, Season 1 direi di no. Ma amici, per questa puntata è tutto. E ribadisco, per questa puntata, che potrebbe essere l'ultima, perché potrebbe chiudersi qua tutto. Diciamo la verità, potrebbe chiudersi tutto qui, in questa ultima puntata. Ma, come ho fatto nella seconda stagione, amici, cosa è successo? Nella seconda stagione dovevamo prendere una decisione. La decisione presa era stata quella di andare via con Kenny dalla città, invece che fermare Clementine con il piccolo Jay. Quindi abbiamo preso Kenny, Clementine e Jay, e siamo andati all'avventura, e questi sono i fatti che sono successi in base a quella scelta lì. Ora, non sarà l'ultima puntata. Nella prossima puntata, amici, torniamo alla scelta finale. Basta la scelta finale. Con attenzione, amici, scegliendo di seguire Kate e Clementine. Anzi, di seguire Kate, perché Clementine andrà alla ricerca di Gabe, ok? E di ovviamente il padre David, e vediamo cosa cambia, e poi nei commenti sceglierete voi dei due grandi finali qua, sceglierete cosa vi piace di più, giusto per capire. E prima di chiudere questa puntata, amici, qua ora comparirà un'immagine che è la locandina The Walking Dead 4, e come potete vedere già si capisce qualcosa, molto, ma andremo ad analizzare, non mi veniva la parola, questa foto, oltre all'altro finale, nella prossima puntata, dove sarà proprio la fine di tutto. Detto questo, like, commento, condivisione, mi mancano anche le parole del fiato, iscrivetevi, attivate la campanella e ci vediamo nel prossimo video di questo grandissimo gioco. Ciao a tutti!